Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Non si deve fare alcun male per nessuna cosa al mondo, né per compiacenza verso chi che sia. Talora invece, per giovare ad uno che ne ha bisogno, si deve, senza esitazione, lasciare una cosa buona che si sta facendo o sostituirla con una ancora più buona. In tal modo non si distrugge l'opera buona, ma soltanto la si trasforma in meglio. A nulla giova un'azione esterna compiuta senza amore. Invece, qualunque cosa, per quanto piccola e disprezzata essa sia, se fatta con amore, diventa tutta piena di frutti. In verità, Iddio non tiene conto dell'azione umana in sé per sé, ma dei moventi di ciascuno. Opera grandemente colui che agisce con rettitudine, opera lodevolmente colui che si pone al servizio della comunità più che del suo capriccio. Accade spesso che ci sembri amore ciò che è piuttosto attaccamento carnale, giacché è raro che sotto le nostre azioni non ci siano l'inclinazione naturale, il nostro gusto, la speranza di una ricompensa, il desiderio del nostro comodo. Chi ha un amore vero e perfetto non cerca se stesso in alcuna sua azione, ma desidera solamente che in ogni cosa si realizzi la gloria di Dio. Di nessuno è invidioso colui che non tende al proprio godimento né vuole personali soddisfazioni, desiderando, al di là di ogni bene, di avere beatitudine in Dio. Costui non attribuisce alcunché di buono a nessuno, ma riporta il bene totalmente a Dio, dal quale ogni cosa procede, come dalla sua fonte e nella quale, alla fine, tutti i santi godono pace. Oh, chi avesse ancora una sola scintilla di vera carità, per certo capirebbe che tutto ciò che è di questa terra è pieno di vanità.